pomeriggio a tutti, sono Sharon Campolongo dell'ufficio stampa di Top Doctors. Oggi siamo in compagnia del dottor Emanuele Ciulli, esperto in odontoiatria e nelle riabilitazioni complesse. Parleremo del benessere psicofisico della cura del cavo orale, quindi approfondiremo l'importanza non solo di una buona igiene orale, ma anche della prevenzione. Buon pomeriggio, dottore, è un piacere poter contare sulla sua collaborazione. Buongiorno a lei, buon pomeriggio, è un piacere poter parlare con lei. Grazie mille. Iniziamo subito con la prima domanda. Di che cosa si occupa l'odontoiatria? L'odontoiatria è quella branca della medicina che si occupa delle riabilitazioni e il mantenimento di situazioni del cavo orale con patologie o mantenimento di situazioni dentali nel tempo. E quali sono le patologie che colpiscono più frequentemente il cavo orale? Sono patologie sia a carico degli elementi dentali, sia a carico degli elementi del supporto, quindi del parodonto, sia a carico delle mucose. Mucose come la lingua, la guancia, che oggi devono essere particolarmente controllate perché il cavo orale è soggetto a patologie tumorali spesso ignorate. E tenendo sotto controllo le mucose, è possibile anticipare patologie che possono evolvere in condizioni devastanti. E come si possono prevenire le malattie del cavo orale, quindi? Importantissimo è fare un controllo periodico dal proprio odontoiatra con una cadenza di 3, 4, 6 mesi, a seconda della gravità e della situazione parodontale e dentale. E soprattutto in quei pazienti che hanno abitudini viziate come il fumo, come l'alcol, è importantissimo controlli ravvicinati e alla prima presenza di lesioni sanguinanti o dolenti delle mucose è opportuno intervenire. E dottore, come influisce la cura del cavo orale con il benessere psicofisico della persona? Allora, il cavo orale è una di quelle zone del corpo umano più facili da esplorare e da tenere sotto controllo. Nonostante questo, è anche la parte più trascurata. I denti servono sia a un approccio funzionale, estetico, sia alla masticazione. E la salute del cavo orale cosa comporta? Un facile approccio con gli altri, sicuramente controllando l'alitosi, controllando la forma dei denti, l'estetica e non per ultimo anche nella masticazione è fondamentale avere una bocca sana. Perché? Perché una buona triturazione del cibo permette un'ottima deglutizione e un processo digestivo controllato. Il benessere psicofisico origina anche da una buona chiusura dei denti fra l'arcata superiore e l'arcata inferiore. Perché? Perché una mala occlusione è responsabile di dolori articolari alla cervicale, alle spalle e ultimamente scientificamente dimostrato che la malocclusione è responsabile anche di alterazioni posturali. Quindi, tenendo sotto controllo il cavo orale e l'occlusione, una buona masticazione, recuperiamo quel benessere quotidiano negli approcci quotidiani. Ok, e quali sono i consigli per realizzare un'igiene orale efficace? Allora, innanzitutto, prima di tutto è opportuno fare un'igiene professionale periodico, quindi ogni 3, 4, 6 mesi, secondo le esigenze. E a casa è opportuno seguire le istruzioni dell'igienista che, attraverso un'opportuna valutazione, saprà consigliare un dentifricio, uno spazzolino e la tecnica di spazzolamento più adatta e non per ultimo il corretto utilizzo del filo interdentale e in alcuni casi, soprattutto in pazienti portatori di impianti o protesi particolari,
parzialmente rimovibili, l'utilizzo dello scovolino. E quanto è importante la prevenzione, quindi? È fondamentale la prevenzione, perché attraverso un controllo periodico possiamo intervenire in anticipo su delle patologie che, trascurate, possono portare a un esito negativo, che può essere l'estrazione del dente, può essere la caduta di un dente per motivi parodontali in cui si è riassorbito il supporto del dente, o in pazienti portatori di protesi, come impianti, si può intervenire anticipatamente prima che insorgano quelle che si chiamano perimplantiti, cioè l'infiammazione dell'osso attorno all'impianto, con, anche in quei casi, un esito piuttosto negativo, perché più difficili da curare rispetto a un dente naturale. Okay, grazie, dottore. Vuole aggiungere qualcos'altro? Un ulteriore consiglio, mi raccomando, non abbiate paura del dentista. Il dentista viene solamente a favore vostro nell'aiutarvi ad anticipare patologie che possono trasformarsi in situazioni più difficili da trattare. Certo, grazie mille dottore. Approfitto per ricordare ai nostri utenti che è possibile richiedere una visita presenziale o un consulto tramite il servizio di telemedicina con il dottore Emanuele Ciulli attraverso il suo profilo disponibile sulla piattaforma Top Doctors. Grazie mille dottore. È un piacere, grazie a voi. Grazie a voi.